Napoli è caso emblematico che dimostra come sia impossibile parlare di una città senza riutilizzare immagini già veicolate nell'immaginario collettivo. Dai libri di Giambattista Vico a quelli di Roberto Saviano, in tutta la letteratura su Napoli prevalgono alcuni forti stereotipi. I principali sono quelli della città particolarità cosmica, luogo doppio, dell'armonia perduta. La città dei miserabili, la città parassitaria e di rapina, il paradiso abitato da diavoli, l'unica capitale oltre Parigi, la città camorra, colera, terra del biocidio, terremoto quotidiano. Sono tutte immagini derivate da quelle fondamentali. Negli ultimi 10 anni, il peso degli stereotipi si è parzialmente decentrato verso le aree esterne. La Capanna Felix è diventata il triangolo della morte. Napoli è quindi città dei primati, quelli positivi, la straordinaria concentrazione di valori paesaggistici e storico-architettonici e antropologici, una forte cultura locale diffusa. Quelli negativi, la disoccupazione, la povertà, l'evasione scolastica, i debiti delle amministrazioni pubbliche, la diffusione del sommerso e dell'abusivismo, la sovrappopolazione carceraria, il numero di mamme minorenni, la recente diffusione di malattie oncologiche, vedono la città ai primi posti nei primati negativi. La particolarità dell'area napoletana è una forte differenziazione entro una significativa prossimità. La città e tutta la conurbazione è fortemente costipata di costruzioni, alta densità territoriale e abitativa, pochi spazi liberi e ampi. Dal centro urbano alle aree più esterne si può verificare una forte differenziazione per funzioni, tipi costruttivi, popolazioni, spazi ordinati e spazi del disordine. Spazi diversamente protetti e curati, con brandelli di vegetazione generalmente disordinata. Fabbricati residenziali alti e bassi, case pluri o monofamiliari, stecche o a schiera, depositi parcheggi, pompe di benzina, attrezzature commerciali, capannoni usati o dismessi, rimessi di auto usate, stressful space. Diversi paesaggi territoriali, costruttivi e sociali, con i condomini dell'edilizia intensiva, i parchi, le aree dell'edilizia pubblica, i vari tipi di lottizzazione, con case più basse, isolate o a schiera, mono o plurifamiliari, più o meno segregati. Tutto questo, spesso, fisicamente e casualmente confuso, in genere lungo assi di sviluppo cinematici, con 7 più importanti aree di sviluppo industriale. Zone coltivate, serre, spazi destinati a piccole e medie attività produttive, strutture commerciali e turistiche, piccoli slum, depositi, spazi di risulta e vari tipi di dropscapes. L'Italia è un paese dove sono emblematici il massimo dello sviluppo della motorizzazione privata, l'abusivismo, l'evasione fiscale, il bricolage delle regolazioni tra violazioni, omissioni, rinvii, adempimenti parziali e strumentalizzazioni. Un paese dove le istituzioni sono spesso cieche, sorde, omissive, in ritardo, incapaci, deviate quando non corrotte. In tale prospettiva, Carlo Donolo individua nell'analfabetismo delle regole uno dei caratteri ricorrenti dell'agire pubblico in Italia. Napoli può essere vista come particolare espressione della crisi cognitiva e regolativa che ha caratterizzato la storia recente dell'Italia, paradigma della crisi delle periferie del mondo globalizzato. L'area napoletana presenta evidenti fenomeni di sregolazione, una crisi strutturale del governo locale, quasi in default, ciclo dei rifiuti e ciclo delle acque con gravissimi problemi, diffusione dell'abusivismo edilizio, diffusione di dropscapes, frequente ricorso a commissariati straordinari per gestire questioni pubbliche, potente presenza del popolo in ampi settori del centro storico come in molte parti della conurbazione. Nell'area napoletana vi sono testimonianze di resilienza attiva quanto adattiva, dai percorsi di promozione umana ed economica di singoli e di gruppi di migranti.
all'alta capacità di alcuni segmenti delle filiere produttive e dei servizi che riescono a resistere bene alla crisi o che danno evidenti segni di consolidamento e sviluppo. Mi chiamo Alban, vivo in Italia dal 98, sono albanese, sono venuto nel 98 con il comune, con i viaggi clandestini che partivano dall'Albania verso la costa italiana. Quando sono partito avevo 16 anni e decisi di cambiare completamente la mia storia. Sono venuto clandestinamente, senza nessun tipo di permesso, solo con i comuni. E pagai, all'epoca pagai 1 milione di lire solo per il viaggio. La prima volta mi hanno preso e sono stato rimpatriato, la seconda volta andò bene e sono riuscito ad arrivare in Italia. Poi dopo sono andato in un centro di permanenza temporanea per immigrati, minorenni, gestito dalla Caritas. Lì ho conosciuto una signora di Napoli, la preside del Marino di Savoia, che è venuta a fare volontariato in questo campo. Lei, vedendo, penso, la voglia di studiare, la mia voglia di studiare, ha deciso di prendermi in affidamento e così ho avuto una sentenza del Tribunale di Bari che mi dava in affidamento prima al sindaco e poi a lei. Quindi nel 2000, febbraio 2000, sono venuto a Napoli e mi sono iscritto alla Scuola Superiore Margherita di Savoia. Nel 2002 mi sono diplomato e poi mi sono iscritto all'università. Quindi ho finito l'università e adesso lavoro in un'associazione, lavoro con i bambini con difficoltà economiche o storie un po' particolari. Lavoro solitamente nei quartieri più poveri di Napoli e ho a che fare con storie di piccola criminalità o di abbandono scolastico e il mio lavoro consiste nel rafforzare, tra virgolette, l'idea di istruzione, l'idea di scuola, di combattere contro la criminalità, contro l'abbandono. Napoli c'ha una contraddizione spaventosa, perché poi Napoli è quella città che nello stesso posto trovi il povero e il ricco che convivono tranquillamente. Però penso anche che è una città, proprio perché è contraddittoria su tante cose, è una città che ti dà anche delle speranze diverse, perché Napoli ha una cosa che manca secondo me a tante città, l'umanità. Napoli è molto umana, ecco, nel mio caso vedere, apprezzare la mia persona tramite l'educazione dei figli delle persone è una cosa che solo Napoli te lo dà, non viene riconosciuto solo come lavoro ma proprio come, tra virgolette, una missione umana. Dai percorsi di promozione sociale Filtering Up, che gruppi sociali comunque realizzano, alla capacità di altri gruppi di organizzarsi dal basso per protestare e chiedere una seria responsabilizzazione dello Stato rispetto al grave inquinamento ambientale o alla tutela dei prodotti agricoli. Io sono Izzo Luigi, il presidente della cooperativa Cantieri Navali Megaride nel porto di Napoli, alla Calata Marinella. E noi facciamo le navi, non le barche, le navi. È una cosa dove noi siamo molto orgogliosi, perché abbiamo fatto l'ultima costruzione per il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, che è una nave di 65 metri, larga 13,8. È tutta di nostra costruzione. La nostra storia è una storia molto significativa del momento in cui ci fu la crisi occupazionale, decidemmo di chiudere definitivamente con il padrone, quindi con il sistema capitalista, e ci dedicammo, insomma, alla costituzione e alla costruzione della cooperativa. E questo ovviamente succedeva nel 1998. Noi non abbiamo, come dire,
dirigenti, noi siamo noi dirigenti di noi stessi, noi siamo gli imprenditori, noi siamo i lavoratori, noi siamo tutto noi, insomma, non abbiamo fatto entrare, diciamo, dall'esterno cervelli oppure professionalità, perché avevamo tutto al nostro interno. Anche in territori molto compromessi o accanto ad essi ci sono aree dove sono localizzate residenze e servizi di gruppi sociali che comunque provano a fare società locale, realizzando servizi, opportunità, quadri di vita secondo standard europei di benessere. Il mio nome è Remo Cristallo e sono pastore evangelico, ministro di culto della Chiesa Nuova Pentecoste di Aversa. Dico chiesa, ma ovviamente mi riferisco a un complesso di chiese che sono state fondate dal mio ministerio. E sono qui ad Aversa, in via Gramsci, numero 7880. Io sono presidente della Federazione delle Chiese Evangeliche Pentecostali, che conta circa 500 chiese in tutta Italia. All'estero abbiamo anche diverse comunità. Abbiamo a Maroge, Silvange, lo dico alla francese, in Francia. Abbiamo a Bruxelles un paio di chiese, abbiamo contatto anche qualche contatto in Germania, ma abbiamo un'opera anche in Inghilterra, vicino Londra. Negli Stati Uniti è l'ultima che è nata il 18 gennaio dell'anno scorso, una bella struttura che esattamente è a West Seneca, è uno dei quartieri appunto di Buffalo. In questa realtà, in questo edificio, abbiamo diverse attività. Ovviamente è primaria l'attività che riguarda l'attività devozionale, quello che è la Chiesa in se stessa, ma abbiamo anche altre realtà che fanno parte appunto del ministerio. Abbiamo una università, una facoltà di carattere, diciamo, spirituale, perché teologica. Abbiamo anche una scuola per l'infanzia e abbiamo una sede che riguarda un'agenzia missionaria che chiamiamo AMEN, Agenzia Missionaria Evangelo per le Nazioni, che appunto opera in Angola, Luanda, dove abbiamo 1000 bambini circa che assistiamo e stiamo assistendo da circa 12 anni. Abbiamo anche un'emittente televisiva che si chiama appunto Teleoltre, e Teleoltre è conosciuto bene nella zona, anche Napoli. La parte, diciamo, più importante e grave di intorno di noi è praticamente il Casertano, soprattutto la zona aversana e anche paesi che sono intorno. In realtà, se vogliamo considerare la gente sotto l'aspetto povertà, la parola povertà, per la verità, noi non la possiamo evidenziare. Sappiamo che molti fanno fatica, hanno, diciamo, difficoltà nel trovare lavoro, e questo è successo nell'ultimo periodo. Però devo dire anche questo, che casi particolarmente di grande bisogno non ne abbiamo mai visti, perché hanno sempre confidato in quello che è l'aiuto di Dio, e noi crediamo in un unico vero Dio, nella persona del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Accanto, non lontano, talvolta dentro aree di forte crisi, vi sono singoli e gruppi che realizzano percorsi di promozione umana, progetto e crescita, ricerca di qualità, pratiche di successo industriale, culturale e commerciale. Siamo a Massa di Somma, il più piccolo comune del Parco Nazionale del Vesuvio, a un quarto d'ora dal centro direzionale di Napoli, in uno dei fondi dell'azienda agricola Casa Barone. Ero un operatore sociale, in un certo senso mi considero ancora un operatore sociale, anche se, diciamo, sulla mia carta d'identità oggi è scritto imprenditore agricolo. Sono arrivato a Massa di Somma perché con dei miei amici e collaboratori ero alla ricerca di un fondo agricolo dove aiutare un gruppo di rom kosovari a avviare un ristorante etnico. I casi della vita hanno voluto che di quella impresa non se ne facesse nulla e che io invece decidessi di assecondare una mia passioncella, diciamo, per il Vesuvio, il trekking, la natura e l'agricoltura biologica, rilevando questo fondo
e creando quella che oggi è un'azienda agricola, possiamo dire leader o comunque sicuramente modello per la produzione e la esportazione del pomodorino, del piennolo, del Vesuvio. Casa Barone oggi è la più grande azienda biologica del Parco Nazionale del Vesuvio, tra impiegati e operai agricoli ha 10 addetti fissi, più un considerevole numero di addetti stagionali. Siamo tra i principali produttori iscritti alla DOP del pomodorino, del piennolo, del Vesuvio e ci siamo fatti promotori della creazione del consorzio di tutela del pomodorino, del piennolo, che è stato riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ad aprile dell'anno scorso. Ci sono molti giovani, questo è un motivo ovviamente di soddisfazione, perché stiamo, almeno apparentemente, invertendo una tendenza all'abbandono delle campagne. Penso che vi siano ancora superfici significative di suolo agricolo abbandonato, incolto, che può essere recuperato ad una economia agricola producendo reddito e occupazione. Attualmente la maggior parte della produzione viene commercializzata a livello regionale, a livello locale e regionale. C'è però una quota significativa e crescente di prodotto che viene ormai commercializzato a livello nazionale ed anche in alcuni casi una quota di prodotto anch'essa crescente che viene commercializzato a livello globale. In Europa Napoli presenta un massimo livello di densità delle costruzioni e della popolazione. Negli ultimi decenni è cresciuta oltre i suoi confini, sia per gli abitanti che per le costruzioni, anche grazie allo sviluppo delle reti di trasporto metropolitano, su ferro o per le strade esterne, la conurbazione si è densificata, a partire però dai comuni della prima corona, già molto affollati negli anni sia 60 che 70. Mentre il capoluogo ha perso popolazione, restando sempre una città costipata, si è registrato un qualche riequilibrio fra la linea di costa e le corone più interne, prefigurando tracce di corridoi territoriali verso la costa laziale, ma soprattutto verso la Puglia e il Salernitano. Per quest'area però, dal punto di vista geografico e di genere di vita, si evidenzia ancora un confine fra il dentro e il fuori dell'urbano. A varie scale la città e la conurbazione si presentano molto differenziate, con ricorrenti e talvolta gravi fenomeni di sregolazione. Ci sono d'altra parte sezioni della società, non solo micro, che esprimono capacità di resistenza, ripresa, crescita resiliente. Alcuni segmenti della produzione, dal polo aerospaziale a comparti dell'agroalimentare, con possibili filiere per il turismo agricolo. Dalla qualificazione di offerta turistica e di qualità alla capacità di alcuni comparti dell'abbigliamento e del calzaturiero a collegarsi con reti internazionali. Il peso dell'economia criminale e la diffusione dei gruppi sociali che vivono grazie alle sue reti, la diffusione dell'informale spesso molto sommerso, la profonda difficoltà di realizzare politiche pubbliche efficaci connotano un contesto profondamente problematico. Si può dire che Napoli è una sorta di vulcano sociale attivo in mezzo al Mediterraneo. Questa contraddittoria vivacità è territorializzata. Per ragioni storiche, per le resistenze delle matrici insediative geostoriche, il territorio costruito presenta insule, aree relativamente riconoscibili e omogenee. Si possono identificare quindi dei cluster territoriali, una costellazione di cittadine in cui si articolano le corone del capoluogo. Dai particolari mondi vitali delle costiere sorrentine amalfitana e le straordinarie isole del Golfo a gruppi di comuni intorno al Vesuvio. La stessa area, compresa fra il Vesuvio e il Salernitano e l'Avellinese, si presenta strutturata e produttiva, con ampie presenze di ceto garantito e ricco.
Si evidenziano poi dei centri densificati intorno agli assi che portano verso le aree interne, per esempio verso Solofra ed Eboli, il Nolano verso l'Irpinia, l'ampia piana che porta verso Caserta, con territori in condizioni molto critiche, l'Agro Aversano, il Giulianese, fino alla costa con Castelvolturno, che è un comune che presenta particolari peculiarità sociodemografiche oltre che urbanistiche. La prevalenza fra gli immigrati di lavori ancillari è segno della debolezza del welfare come della diffusa opportunità per molte famiglie e imprese di pagare servizi. In molti di questi cluster troviamo anche problemi di massima gravità per gli standard europei. Le testimonianze che abbiamo ascoltato sono alcuni esempi di resistenza e resilienza, produzione di beni e di fiducia, di reddito e di senso. In tutti i casi, i caratteri del buon fare sembrano connessi alla capacità di associare reti corte e reti lunghe, radicamento territoriale e connessioni virtuose, immaginazione e iniziativa economica, sociale, capacità di aspirare. Nel caleidoscopio napoletano sono compresenti segni di radici antiche, ferite e patologie vecchie e nuove, forme di benessere e di buona vita. La conurbazione napoletana è una città di costa, colline e pianure con diversi vulcani. Oltre al Vesuvio e ai crateri della Solfatara, vi sono altre masse di energia che bruciano, provocano scosse, smottamenti, crolli, ma anche energie creative, adattive, porose, che danno luogo a traiettorie di crescita, squarci di buona vita. Nell'area napoletana si vive e si vede il passaggio d'epoca che stiamo vivendo, in un grande scenario che vede intrecciare presenze secolari e segni di futuro.